Buongiorno, sono Zeno Guardini, sono titolare di un assegno di ricerca FSE dal titolo Espressione di enzimi termostabili degradativi della parete cellulare dell'alga verde Chlamydomonas rinardi attraverso trasformazione cloroplastica finalizzata alla produzione low cost in fotobioreattore e alla digestione anaerobica di biomassa. Durante il mio anno di assegno di ricerca mi sono principalmente occupato dell'ottimizzazione e dell'espressione di ceppi dell'alga Chlamydomonas rinardi che fossero in grado di produrre enzimi termofili in grado di degradare la parete cellulare di biomasse vegetali. Questo perché la cellulosa è un substrato estremamente complesso che richiede una pletora di enzimi per essere degradato in modo da poter ottenere degli zuccheri semplici che possano essere eventualmente utilizzabili a scopi industriali. Per questo motivo è stato necessario trasformare a livello cloroplastico una serie di ceppi algali che esprimessero differenti enzimi. Durante questo periodo sono stato sotto la supervisione del professore Luca Dall'Osto presso il Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Verona. Salve a tutti, io sono il dottor Parera Simone e anch'io sono stato titolare dell'assegno FSE con il dottor Zeno Guardini. Il responsabile del mio progetto è il professor David Polzonella e diciamo che io mi sono occupato principalmente dell'ottimizzazione e della crescita delle alghe che sono state trasformate con enzimi ipertermofili dal mio collega, in modo da ottenere una alta produttività e quindi in collaborazione con l'azienda Innoven, ci siamo occupati di ottimizzare un fotobioreattore da 120 litri, che appunto è adibito a una crescita algale su alta scala e in più sempre con l'azienda Innoven mi sono occupato di verificare il potenziale metanigeno dalla degradazione della lignino cellulosa.